Una prima considerazione proprio su alcune cose dette da Felice Rada. Mi sembra che i dati che lui ha presentato all'inizio racchiudono, premessa, io non ho slide, non per vezzo ma per assoluta incapacità tecnologica, io sono fermo alla Olivetti e per me il computer è solo una macchina da scrivere un po' più complicata, quindi cioè, per quello, non per altri motivi. Però detto questo, i numeri che mi sembravano molto interessanti ci dicevano, come ci diceva ieri la relazione di Stefano Anastasia, che il carcere più che mai oggi è di classe, cioè nel senso è per i poveri, e lo è in Italia e lo è nel mondo. E questa è una considerazione importante che dobbiamo fare, anche a fronte di un dato apparentemente contraddittorio presentato sempre da Felice Nava stamattina, che mi ha colpito, e che è il fatto che negli ultimi 2 o 3 anni gli ingressi in carcere non sono aumentati ma sono diminuiti. Non so se avete visto, no? Di alcune migliaia, da 80 e qualcosa mila a 76-77 mila. Questo non significa che siano diminuiti i detenuti in carcere, perché i detenuti in carcere abbiamo visto che hanno continuato a seguire un trend di crescita. E gli ingressi perché sono diminuiti? Sono diminuiti perché, dicendocela chiaramente, le forze dell'ordine hanno avuto in una qualche misura il caldo consiglio ad arrestare meno gente, perché altrimenti il sistema scoppia. E il sistema scoppia in Italia, il sistema scoppia, abbiamo visto negli Stati Uniti, e scoppia dove i problemi sono di tipo diverso, e scoppia nel Regno Unito, e io credo che abbiamo il dovere di in una qualche misura incunearci, inserirci in questa contraddizione per elaborare, pensare idee e proposte, perché se tutto questo sistema che scoppia si risolve come è stato finora sostanzialmente in una semplice estensione della dimensione penale, cioè i dati di Maisto, 36.000 persone nel 1990 inserite nel circuito penale interno ed esterno, 190.000 complessive nel 2005-2006, andiamo ad una dimensione, come dire, del sistema penale diffuso sempre di più nella società. E mi veniva una battuta ieri nei confronti delle conclusioni di Stefano Anastasia, è il rischio concreto è che anche le famiglie, così come sono state caricate per intero del problema degli anziani, con le badanti avranno, come dire, il loro bel detenuto da curare e da mettergli magari la mamma che al mattino gli mette le manette o gliele toglie la sera, no? Dico, per questa cosa qui, perché questa potrebbe essere una degli scenari magari un po' orwelliani, ma che abbiamo davanti. Una brevissima considerazione sulla seconda parte di ieri. Non voglio entrare nel merito della discussione perché non avrebbe senso visto la densità degli argomenti. Una considerazione legata proprio alle persone sieropositive e malate di AIDS in carcere. Le persone malate di AIDS che sono in carcere non escono più. Cioè, questo è un altro punto, dico, che noi dobbiamo prendere in forte considerazione. Cioè, nel senso che attraverso l'articolo 47 quater è stato costruito un meccanismo tale per cui i magistrati da una parte preferiscono il meccanismo, ovviamente, perché per loro è più tutelante della detenzione rispetto a quello dell'affidamento, perché questo è. E dall'altra parte, con la scusa che esistono i centri clinici in carcere, io ho visto negli ultimi anni parecchi rigetti dovuti al fatto che può essere curato in carcere. Quindi questo è un altro punto che secondo me dobbiamo mettere dentro la partita critica, no? Dico che ci stiamo giocando. Detto questo, vorrei ripartire invece dalla prima parte di ieri, sia dalla relazione sia dagli interventi che ho trovato tutti stimolanti. E perché ho trovato stimolanti? Perché mi sembra che stiamo uscendo, senza nulla togliere
alla, come dire, alla forza di, dei dati, degli aspetti tecnici presentati da Felice Nava, stiamo uscendo, forse dal mio punto di vista finalmente, da una dimensione in cui la tecnica e la scienza sono tutte, per recuperare il discorso della critica politica al sistema esistente. Perché mi sembra che questo oggi sia il pane di cui abbiamo bisogno. Il pane di cui abbiamo bisogno è fondamentalmente questo. Noi in questi anni di dominio culturale, politico, sociale della destra, del liberismo, come diceva ieri Stefano Anastasia, ci siamo in una qualche misura rinchiusi nella critica parziale, nella critica tecnica, nella critica scientifica, in una dimensione però che ci ha portato dentro un meccanismo micidiale che noi dobbiamo provare a spezzare, perché insomma anche rispetto al discorso della definizione di tossicodipendente, che è essenziale per poter uscire dal carcere, cioè noi dobbiamo uscire da questo dinamismo, da questo meccanismo per cui il problema è se serve un test, se ne servono 10, o se non serve invece la storia, la realtà, la situazione della persona, perché questo è il problema forte, no, dico, che abbiamo davanti. E credo che per approfondire e incidere nella dimensione critica, noi dobbiamo partire da noi stessi, perché sempre in questi anni noi abbiamo in una qualche misura contestato il potere con appunto gli argomenti tecnico-scientifici importanti, però rispetto, questi sono, cioè, per usare una vecchia metafora di un vecchio mio maestro che si chiamava Vladimir Ulyanov Lenin, abbiamo molto concentrato l'attenzione sugli alberi dimenticando la foresta. Cioè io credo che dobbiamo riprendere una forte attenzione alla foresta, alla dimensione complessiva di questa dimensione, perché dentro la foresta ci siamo anche noi. Dentro questo meccanismo di controllo ci siamo anche noi, lo abbiamo subito, lo stiamo contestando, proviamo a metterlo in discussione, ma ci siamo anche noi. E allora io credo che noi dobbiamo partire proprio da queste considerazioni per capire come innanzitutto dobbiamo cominciare a cambiare il nostro angolo visuale. Allora, io pensavo di essere un po' matto quando ho scritto questa relazione, perché mi era venuto in mente di andare a cercare citazioni che risalivano agli anni 60-70, no? Cioè, diceva, cazzo, questo è veramente un vecchio rincoglionito, no? Dico, che va su questi temi. Credo che però la relazione di ieri di Stefano e gli interventi di ieri sulla relazione di Stefano diano corpo a invece un discorso che per forza ci riporta lì, e ci riporta lì perché la dimensione critica nei confronti del sistema è una dimensione che è stata affrontata in quegli anni, che ha portato dei grossissimi risultati in quegli anni e che poi è stata affogata, negata, dimenticata dentro appunto il dinamismo di quella nuova forma di dominio politico-culturale. E allora dentro questo, nella divisione che noi ci siamo autorappresentati tra i buoni che siamo noi e i cattivi che sono il potere, ci siamo dimenticati una piccola cosa, che il carcere, come dice giustamente Felice Nava, è un'istituzione totale, ma anche le comunità sono un'istituzione totale. Anche le comunità, anche noi, anche la mia comunità che pretende di essere una comunità, è un'istituzione totale. E allora è da lì che noi dobbiamo partire. Allora io proprio ho detto, voglio andare a rileggermi che cosa scriveva Goffman sulle sulle istituzioni totali. E allora scusate, però dice, sono 5 categorie: le istituzioni nate a tutela di incapaci non pericolosi, istituti per ciechi, vecchi, orfani, indigenti,
secondo, quindi non c'è posto per me perché sono un vecchio ma pericoloso, secondo, luoghi istituiti a tutela di coloro che incapaci di badare a se stessi rappresentano un pericolo, anche se non intenzionale, per la comunità, sanatori, ospedali psichiatrici, lebrosari, e qui dentro cominciamo a esserci. Il terzo tipo di istituzioni totali serve a proteggere la società da ciò che si rivela come un pericolo intenzionale nei suoi confronti, nel qual caso il benessere delle persone segregate non risulta la finalità immediata dell'istituzione che li segrega. E qui noi siamo molto dentro, questa cosa qui. Quarto, le istituzioni create a solo scopo di svolgermi una certa attività, tipo le furerie militari, le navi, i collegi, eccetera. Infine, vi sono le organizzazioni staccate dal mondo, che però hanno anche la funzione di servire come luoghi di preparazione per i religiosi, abbazie, monasteri, conventi, altri tipi di chiostri, e anche qui la parte, le comunità ci rientrano. Allora, io credo che se noi siamo per una parte delle istituzioni totali, dobbiamo partire dall'idea che anche noi abbiamo delle catene e che il nostro archetipo, che lo vogliamo o meno, sono quelle maledette catene reali o metaforiche e metaforiche di San Patrignano, perché l'archetipo della comunità è quella cosa lì. E se oggi il discorso è quello per cui una misura alternativa come quella dell'affidamento in prova è una misura, il carcere abbia assunto delle forme di controllo tipiche della comunità, il controllo delle urine. Il controllo delle urine è una cosa che viene dal nostro specifico ambito lavorativo, viene dalla comunità. Cioè, Stefano, beh, viene molto anche da voi, cioè nel senso che per molti aspetti, nel corso degli anni si può dire certe pipì sono andati molto d'accordo, no? Cioè nel senso, e continuano ad andare. Roba molto rara. Quindi questa di comunità, sì, no, ma assolutamente, cioè sto dicendo, e poi non sto dicendo che il controllo non sia uno degli aspetti del nostro lavoro. Mio amico Sergio Segio direbbe, ecco, questo è lo spiro che c'è in te, e quindi come si chiama, deve saltare fuori. Il controllo c'è, è inutile che ce lo neghiamo. Il problema è che hanno trasformato il controllo nella mission del nostro lavoro. Questo è il dato di fondo al quale dobbiamo cominciare a ribellarci. Lo hanno fatto in una maniera così forte, così totale, che spesso ci siamo dimenticati. Io sono andato in crisi proprio su un episodio di questo genere. Poi, se volete, ve ne parlerò, ma perché mi sembra un dato molto significativo. Noi continuiamo a criticare la legge Fini-Giovanardi in alcuni suoi aspetti, ma rarissimamente ho sentito criticarla per il punto più micidiale per quanto riguarda le comunità. È il comma 6 ter dell'articolo 94 che dice: il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare le cose che diceva ieri Fabio Scattritti, per capirci, all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura. Io lo so, qui c'è una finezza diabolica in questa questione qui. E la finezza diabolica, sapete dove sta? Che gli operatori di comunità o gli operatori dei CERT a metà degli anni 90 sono entrati in quelle categorie che
che hanno il dovere del segreto professionale. Vale a dire che se io vado da un prete e gli dico che ho ammazzato Riccardo De Facci, prima mi dice hai fatto bene, secondo non mi dice secondo non mi denuncia, no, non mi può denunciare. Perché hai fatto bene? Qualcun altro vuole candidarsi, visto che ci siamo. Non mi può denunciare. Detto questo, lo stesso vincolo abbiamo noi, quindi non potendo sfondare sul lato penale, hanno sfondato sul lato amministrativo, cioè della serie, sì è vera questa cosa, però intanto Fabio Scattritti non mi hai detto quella roba lì, io ti faccio chiudere la comunità. Cioè, capite che questa è la dimensione, e quando noi diciamo, come diceva Leopoldo ad esempio l'altro ieri, la prima cosa è abolire quella legge, ma secondo me in particolare occorre abolire tutta la legge, ma abolire in particolare queste cose che ci hanno messo in queste condizioni. Noi in questi anni come ce la siamo cavata? Dicendo sostanzialmente che noi facciamo cura a fronte invece, no, dico, dell'aspetto della repressione. In realtà noi siamo stati inseriti, volenti o nolenti, in una dimensione in cui la cura si sovrappone alla repressione. Noi siamo in una dimensione da TSO, da trattamenti sanitari obbligatori, e siamo in una dimensione nella quale dobbiamo continuare, credo, a considerare, perché le cose dette in questi giorni, le cose che abbiamo scritto, le cose che sono scritte in alcuni libri, cito due libri sul carcere perché mi sembrano molto importanti, usciti negli ultimi anni, che sono quello di Christian De Vito, Camosci e Giracchiavi, e un libricino che è un gioiello per tutte le indicazioni che ha dentro, curato stranamente da Franco Corleone, però si chiama Il corpo, lo spazio e lo spazio della pena, un libro che veramente è una miniera di stima, poi curato anche e scritto da molti, da molti dei presenti, ecco, che ci danno questo tipo di dimensione. Ma appunto noi abbiamo a che fare con la cura che si sovrappone alla repressione, e quindi in questa dimensione la tecnica comunque rischia di diventare comunque uno strumento sicuramente utile e importante, ma che non riesce a sganciarsi da questa questione qui. Guardate, io vi cito da questo punto di vista una cosa molto importante. Io mi sono molto arrabbiato nei mesi, nello scorso anno, sentendo alcuni psichiatri di sinistra cominciare a sostenere che tutto sommato l'elettroshock usato in una certa maniera può fare bene, e che il letto di contenzione in certi casi può essere utile. Allora, scusate se parlo di un'esperienza personale, io sono stato legato per alcuni giorni con le manette a un letto. È una cosa che vorrei fare provare a tutti questi psichiatri, per cui, prima di dire queste stronzate, ma queste stronzate le supportano con degli elementi scientifici. Dico che questa cosa è un elemento scientifico. Allora io da questo punto di vista la scienza non la contesto con la scienza, la contesto con la poesia. Ieri è apparsa una cosa, su un giornale che ha poche perle, generalmente gli altri, è apparso uno scritto di Alda Merini. Scusate se vi leggo questo pezzo, perché è una roba da sballo proprio, rispetto a, che ci dice qual è questa realtà, questa situazione. Gli infermieri ci liberavano nelle vene quei minuscoli esseri liquidi, e quelle nuove radici si infilavano dalle braccia alla testa come una dottrina religiosa. Dopo le iniezioni non riuscivamo a trovare un posto per poter precipitare, che fosse un angolo o un nido. Cadevamo per opera degli uomini, come dovessimo confermare il peccato, rimanere legati al cantico degli infelici. Ci legavano le fasce al petto, neanche fossero anelli nuziali, per evitare che in preda agli attacchi ci facessimo del male, così dicevano,
quegli uomini non lo sapevano, ma stavano giudicando gli angeli. Cioè, questa credo sia la risposta, no? Dico, a queste a questo tipo di discorsi. Però noi dobbiamo entrare in questa dinamica, dobbiamo entrare fino in fondo in questa dinamica di contestazione, che è una contestazione politica e culturale, e dobbiamo liberarci appunto anche di alcune catene mentali. Allora, scusate, cerco di andare velocemente, perché su due questioni. Una questione riguarda il concetto di legalità, su cui ha fatto secondo me un intervento molto bello ieri Grazia Zuffa, e quanto noi anche qui, no, dico, abbiamo alcune responsabilità, noi proprio come sociale, e come sociale dico inserito in questa dimensione. Perché? Perché il concetto di legalità significa brutalmente che il rispetto della legge in sé è un valore, e questa è una cosa che io non posso accettare, che credo che molti di noi non possano accettare, perché ci sono le cosiddette leggi ingiuste, e perché contro le leggi ingiuste è giusto ribellarsi. E allora anche qui io sono andato a recuperare l'introduzione di una signora che si chiamava Franca Ongaro Basaglia a un libro di un vecchio bandito anarchico che si chiamava Ost Fantazzini. Il libro si chiamava Ormai è fatta, è stato fatto anche un film su questo libro, se qualcuno lo guardi, perché è un bel film. E Franca Ongaro Basaglia, in un modo un po' ideologico ma secondo me molto efficace, dice: anche se la legge si dichiara uguale per tutti, quello che diceva prima che dice Nava, è solo una classe che cade sotto le sue sanzioni, la classe che non ha strumenti per difendersi, non ha alternative per vivere, non ha niente da perdere, anche se si butta allo sbaraglio nell'illegalità. La legalità serve sempre a tutelare gli altri, quelli che fanno le leggi per sé e per i propri bisogni, quelli che ne conoscono il linguaggio perché è loro, che sanno come usarle e utilizzarle, che trovano sempre un modo, anche quando sbagliano, di evitare o ridurre le sanzioni. Allora, ultima considerazione riguarda un problema, un altro problema importante che noi abbiamo. Ho detto, partiamo dalle nostre criticità, mi sembra di averne evidenziate alcune. Passiamo alle criticità dei nostri ospiti, perché comunque avere degli ospiti in comunità con il sovraccarico penale, giuridico, cioè così via, non è una cosa semplice. A volte, lo diceva anche Riccardo, no, dico l'altro ieri, il discorso comunque del fatto che questi portano dentro la comunità, e poi spesso più poveri sono, più le portano, no, dico, questo tipo di cultura, ma questo non significa dire, dato che portano una cultura coatta allora non li accolgo, dato che portano una cultura coatta cerco di lavorare con loro alla destrutturazione di questo tipo di cultura e alla costruzione di una cultura di comunità. Questo credo che con difficoltà è la cosa che dobbiamo fare, e quindi questo credo sia il lavoro che noi dobbiamo fare accogliendo le persone in comunità. L'ultima considerazione riguardava questa cosa, mi aveva molto colpito un'affermazione fatta da Ettore Pozzati di Parma, no? Dico, sul problema della rielaborazione di alcuni tipi di reati commessi dai nostri ospiti. È un argomento anche questo spinoso, mi rendo conto, però io credo che se le criticità le dobbiamo affrontare tutte. Allora, dentro la dimensione della cura, noi abbiamo negato un po' tutto. Cioè che uno ci arrivi in comunità perché ha venduto 20 grammi di hashish, perché deteneva 3 grammi di eroina, o perché ha ucciso una persona, non cambia nulla. O perché ha scippato una vecchietta che era appena andata a, come si chiama, a prendere la pensione, non cambia nulla. Allora io credo che su questo aspetto
tenendo conto quello che ho detto prima sulla legalità, e per cui cioè, io credo che insieme dobbiamo costruire una dimensione critica dicendo guarda che tu sei qui, sei andato in carcere, sei qui per una legge ingiusta. Però laddove noi abbiamo a che fare con persone che sono da noi per curarsi, ma che allo stesso tempo hanno commesso, probabilmente sotto l'effetto di sostanze, dei reati di un certo tipo, io credo che rielaborare con loro questi aspetti sia importante, sia un pezzo del passaggio terapeutico. Ce lo dico perché noi a volte lo abbiamo fatto in maniera informale prima dell'accoglienza di una persona in comunità. Faccio solo un esempio e poi chiudo. Una persona che sotto effetto di cocaina era andata in un bar, un tipo continuava a dare le noccioline al suo cane, gli ha detto per 3 volte non dargli le noccioline al cane, alla fine gli ha sparato, non l'ha ammazzato per sbaglio, ma gli ha sparato. Allora, a parte i commenti di alcuni operatori, ha fatto bene perché non si trattano così i cani, cioè, come dire, però è evidente che un personaggio così presentava, dico, alcune questioni. E io prima di accoglierlo in comunità ci ho fatto i colloqui per 3 anni, non per un giorno. Allora, questo non è per dire, cioè questo è per dire che cosa? Che noi credo possiamo alla fine accogliere tutti, ma che quello che ci viene richiesto è un percorso faticoso, importante e, come dire, quotidiano, che va verso l'impegno a costruire insieme proprio una dimensione diversa, che sia quella della somma cura-repressione, ma che guardi veramente alla costruzione insieme. Cioè, quindi dentro la dimensione di comunità, il carcere è il luogo dell'io e del tu. Io guardia, tu detenuto. La comunità dovrebbe essere il luogo del noi. Ecco, questo spazio noi dobbiamo difenderlo e costruirlo in maniera, come un piccolo scrigno, proprio dico perché dentro questa cosa può cambiare l'ospite, ma possiamo cambiare anche noi, in un discorso, come dire, più aperto alla società e meno dipendente dalla dimensione penale.